E rieccoci, siamo in diretta da Saluzzo per cercare di raccontare in questo pomeriggio di ottobre questa festa del libro antico e medievale che si tiene appunto a Saluzzo. Abbiamo il nostro ultimo ospite del pomeriggio, Matteo Saudino, alias Barba Sofia, per tutti i giovani e non solo che lo seguono attivamente sui social. Lui è un professore di Torino, ma anche attivista e youtuber. Benvenuto. Benvenuto a tutte e tutti, grazie dell'invito. Grazie per aver accettato. Allora, noi l'abbiamo rapita subito dopo il suo intervento qui a Saluzzo e ci dicevamo fuori onda che ha scelto un argomento un po' ostico, se non ostico comunque proprio poco conosciuto, perché anche chi ha fatto filosofia magari alle superiori, in genere quello che si diceva di filosofia nel Medioevo, certo. se si ricorda qualche nome già tanto. È vero, ci sono degli argomenti più pop, ma nel senso bello e genuino del termine pop, cioè popolare, cioè chiaramente Schopenhauer, Nietzsche, Socrate, Platone. Li conoscono tutti e sono sempre tra l'altro attuali, perché hanno talmente sviscerato la condizione umana, il mondo, che ritroviamo degli insegnamenti ancora oggi. Invece la filosofia medievale viene un po' relegata nella stanza delle cose sì preziose, ma di fatto che non andiamo più a prendere, dunque si accumula un po' la polvere. E invece ho portato una lezione proprio sulla filosofia medievale nel tentativo di capire se essa è stata soltanto una serva, ancilla della teologia, o se è stato qualcosa di più. E alla fine, come volevasi dimostrare, è qualcosa di più. Non è un giallo, non stiamo dicendo chi è l'assassino, ma è stato qualcosa di più. Detto che il primato era religioso, è una filosofia religiosa in gran parte, però i temi di etica, i temi di logica tratti dai filosofi medievali cristiani sono ancora oggi temi importanti. Ecco, ma senza farci appunto troppi spoiler, o anzi anche facendoli, perché alla fine così insomma siamo tutti più interessati se conosciamo meglio l'argomento, qual è il rapporto appunto tra filosofia e religione? Se ci può raccontare brevemente quello che appunto è stato detto durante questo incontro che si è concluso da poco. Allora, innanzitutto la filosofia la religione sono due cose diverse, hanno due statuti diversi, hanno anche prospettive diverse, obiettivi diversi, però quello che accade nel cristianesimo è qualcosa che non è accaduto in tante altre religioni, cioè il cristianesimo si è fatto filosofia e la filosofia è andata ad intrecciarsi col cristianesimo, cioè a partire da Agostino per arrivare chiaramente a Tommaso d'Aquino, dunque dalla Roma, la tarda romanità, per arrivare al medioevo, cosa è accaduto? È accaduto che i cristiani hanno capito che per poter anche affrontare le tematiche che sorgevano dalla religione era indispensabile non affidarsi solo al verbo, alla parola di Dio, ma utilizzare il logos, cioè la ragione umana. E così i temi del tempo, della creazione, i temi del male, il rapporto ragione-fede, che cos'è la guerra, tutti i grandi temi, la stessa esistenza di Dio, ebbene la filosofia cristiana ha provato a discuterli. E qua ritorniamo su un punto che volenti o nolenti abbiamo un po' eletto come il nostro obiettivo di questa diretta da qua, e quindi provare a smentire un po' un'idea un po' sbagliata che abbiamo del Medioevo, perché filosofia, come ci dice anche lei, è discutere, e noi invece ci immaginiamo Medioevo in cui la religione dice quello, è un dogma e si dice non sì si e viaggia basta. Né con la mente né coi piedi, invece si viaggia. Invece si viaggiava a piedi, i primi mercanti, i mendicanti o comunque anche gli uomini religiosi che passavano da abbazia in abbazia, dunque il Medioevo è un Medioevo in viaggio e si viaggia tanto con la mente. L'unica, diciamo, un po' diversità qual è? È che il punto di arrivo è un po' dato, nel senso che la filosofia cristiana di fatto deve viaggiare ma sa dove deve arrivare, cioè il tema è Dio, la fede, però il viaggio per arrivare a Dio e la fede è anche diverso da autore a autore. Questo è un aspetto secondo me importante. E poi è importante, secondo me, recuperare quella voglia di discutere di cose che all'apparenza sembrano completamente inutili, cioè i concetti, gli universali, Dio
esiste nella mente, no, nella realtà? Che cos'è la fede in rapporto alla ragione? Senti, io ho altre cose di cui parlare, le lasciamo perdere. Perché una filosofia che si pone quasi come molto, molto non lontana dai temi, magari i diritti, libertà, lo Stato, che la filosofia ha affrontato nella modernità. Invece la bellezza del Medioevo sta proprio nel fatto che sembra discutere delle cose meno utili, no? Il sesso degli angeli, ma sono questioni di lana caprina. Ma cosa vuol dire? Le idee sono prima nella mente di Dio o nella mente degli uomini? Ma cos'è questa discussione? Il bello del Medioevo è questo. Adesso siamo troppo di fretta e non ci poniamo più questi quesiti, invece è sarebbe interessante. La lentezza è amica della filosofia, il mondo greco era lento, comunque il mondo medievale è ancora più lento per alcuni aspetti, e il nostro mondo è un mondo molto veloce in cui per fare filosofia serve un atto veramente di ribellione, prendersi il tempo, di prenderti il tempo per pensare. Se tu non ti prendi il tempo per pensare, diventi uno schiavo del tempo. Ne parlavamo prima proprio con la professoressa Ramello, che ci diceva appunto la stessa cosa, che parlavamo di internet, del fatto che oramai noi sappiamo già quello che ci accadrà e siamo sempre a guardare il futuro e ci perdiamo un po' il presente, forse anche in questo. Sì, Pascal ci direbbe addirittura qualcosina in più in questa direzione, che noi ci proiettiamo nel futuro perché non siamo capaci di vivere il presente. Allora, forse la proiezione verso il futuro è di fatto una fuga dal presente, dalle grandi questioni. E il vecchio Blaise Pascal va recuperato. Non conosceva Instagram, no, ma c'era arrivato. Però, e qui arriviamo proprio un po' a un altro punto importante da affrontare, perché invece, insomma, internet, volendolo, si può utilizzare o si può provare ad utilizzarlo per altro, perché l'abbiamo appunto presentata come professore, ma anche come divulgatore online. E quindi ci può raccontare un po' di questo viaggio sì, da quella, la filosofia che immaginiamo come qualcosa appunto un po' di legata al libro, assolutamente qualcosa di vecchio. Come si forse fa a conciliare i temi filosofici, esatto, appunto con internet? Allora, innanzitutto l'ho fatto per caso, nel senso che un giorno decisi di autoriprendermi, perché gli allievi non sono ripresi per privacy, una lezione, e per poi lasciarla agli allievi assenti per poter studiare, ripassare. E dunque per caso è nato, e devo dire che questa casualità ci racconta anche come spesso le cose belle, i cambi nelle nostre vite, arrivino veramente per caso. E a quel punto mi sono reso conto, mese dopo mese, che molte persone, per essere un canale di filosofia, passavano, lasciavano come ed erano interessati. Allora ho detto: ma perché il mondo è questo? Questo è il mondo in cui viviamo. Perché non lasciare la filosofia, contaminare quel mondo con la filosofia, lasciarla anche sui social, nella rete? E così è cominciata questa produzione di video, queste poi tante lezioni caricate in maniera tematica, o anche tante discussioni sull'attualità. E devo dire che poi alla fine i video in cui parlo di attualità sono quelli ancora più visti, perché c'è voglia in realtà di informarsi, c'è voglia di discutere, però a volte mancano gli spazi per farlo. No, infatti, e tra l'altro appunto tramite internet si può veramente arrivare a chiunque, nel senso che immagino che tantissime persone non abbiano avuto la fortuna di studiare filosofia o comunque non conoscano tante tematiche, e attraverso internet possono trovare un portale dove scoprire tante cose che normalmente non avrebbero... Posso aggiungere un pezzo a questa domanda, così la allunghiamo? Nel senso, quindi la filosofia la possiamo fare su YouTube? O YouTube è il trampolino per portarci a prova? Ah, ok. Allora, è chiaramente un trampolino, un megafono. Pensate soltanto, no, alle mie lezioni, ho milioni di visualizzazioni. Pensate a Barbero, milioni di lezioni. Dunque, è un amplificatore, e tanti altri divulgatori, ovviamente, no? È un amplificatore. Però io devo dire che minore rispetto all'amplificazione, c'è anche spesso sotto o nel privato tramite messaggi anche la dimensione poi di discussione, cioè con alcuni mi soffermo a parlare, poi lo dico, ne approfitto e lo dico a voi. A volte non riesco a rispondere perché per fortuna sono talmente tante le persone che non avrei proprio il tempo, però so che a volte discutono anche tra di esse le persone. Amplifica le cose, la rete, nel bene e nel male, amplifica gli idioti, amplifica le virtù, ma tutto sommato è quella che è la natura umana. Alla fine è un mondo parallelo, nel senso ci sono mondo le umano stesse cose. È fatto, gli uomini sono fatti di idioti e di persone un po' più imponderate, così come la violenza. La violenza è una delle caratteristiche, ahimè, delle relazioni umane, e in rete riecheggia. Mi verrebbe da dire, anche se fa molto male la violenza in rete, lo sappiamo, il cyberbullismo,
A volte, se ci sfoghiamo un po' in rete, magari ci sfoghiamo un po' meno nella realtà, nel senso che io il piano reale e materiale e il piano virtuale comunque lo distingo, nel senso che alla fine lì io ti posso bloccare. Se in una piazza, a scuola, nel corridoio è più difficile bloccare, cioè devo cominciare a usarli in un modo intelligente. Ci sono degli ambienti tossici, non vado, non mi iscrivo, non partecipo, esco. Uscire dagli ambienti tossici ci fa bene, e dunque in rete bisogna quando saper scegliere. Quando si riesce, purtroppo, certo, perché è quello il problema. C'è sempre quello. Questa... E a volte è difficile, per quello allenarsi alla perdita anche di certe cose, e oggi più che mai importante. Non è fondamentale essere sempre lì, essere in ogni posto. A volte perdi un posto, ma hai acquisito altre cose. Secondo me in rete dobbiamo fare così. Esatto, sì, e quella invece mi sembra proprio che sia la filosofia, forse un'altra accezione del termine, però una filosofia molto alla base della vita su internet. Il fatto invece di esserci il più possibile, di non fare il passo indietro, quindi mi viene sempre in mente che invece magari portando un altro approccio, ma sempre su internet, può essere utile. Quindi magari, come dire, per provare a portare un cambiamento, l'idea non è uscite da internet, no, ma... Sì, non è mai bloccare la fonte. Non è mai avvenuto. Cioè, essere educati ad utilizzarla bene. Il Pantarei di Eraclito, o Eraclito che dir si voglia, è veramente una delle grandi leggi della realtà. Tutto cambia, tutto muta, e quello che c'era prima non tornerà più. Poi può tornare qualcosa di simile, può tornare una cosa che è una parodia, può tornare ancora più violenta, più edulcorata, non lo so, ma non torna come era prima. Dunque, introiettare la legge del cambiamento è il primo passo per stare al mondo. Dopodiché, più conosciamo la realtà, più i cambiamenti li guidiamo. Certo, certo ci sono i ceti più deboli, forme di disabilità, marginalità psichica o i bambini. È chiaro che se qualcuno decide di bombardarti o di sgozzarti, tu sei un bambino, non hai avuto neanche la possibilità di poter scegliere, perché la vita ti è stata tolta, è stata cambiata senza che tu potessi deciderla. Per chi non è in quelle condizioni estreme, conoscere la realtà che cambia ti aiuta a guidare il cambiamento. Mi spiace per quelli che proprio non possono mai essere protagonisti del cambiamento, perché sempre lo subiscono. Chiaro. E insomma, ci sarebbe molto da dire su questo argomento, ma se lo seguiamo la rapiamo qua per un'ora e non ne usciamo più. Vorrei provare a ritornare al punto di partenza di questa nostra conversazione, quindi all'intervento qui a Saluzzo, e soprattutto al tema di questa manifestazione. Si parla appunto del libro antico medievale, ma in particolare quest'anno si parla del viaggio, e l'abbiamo un po' accennato in questa intervista, ma magari proviamo a tornarci. Quale può essere il legame tra filosofia e viaggio? Lo so che è una domanda un po' vaga, però insomma, no, viaggiare ci può aiutare ad avvicinarci. Guarda, a questo tipo di ragionamento. Io talmente sono collegate che ho deciso di scrivere il mio primo romanzo per bambini e ragazzi, e lo intitolo Sofia Express. È il racconto di una classe, una quinta elementare, con un maestro molto motivato. Decidono di partire per un viaggio con un pulmino speciale che si alimenta a domande, dunque ecologico, e fanno un balzo e filosofico. Si chiama Sofia Express, fanno un balzo nel mondo greco antico e vanno a dialogare con filosofi, li incontrano e partono questi ragazzi perché hanno tante inquietudini. C'è Anna che ha paura di vivere perché gli manca la mamma che è morta, c'è Misha che ha paura proprio di morire lui, c'è Jamala che ha visto la guerra in Siria ed è scappata. Hanno tante domande questi bambini, questi ragazzi, e viaggiando, la domanda è il viaggio, cercano delle risposte, incrociano Socrate, Epicuro, Ipazia, e crescono. Allora, la filosofia è dubbio e domanda. Andando alla ricerca delle cui risposte si cresce. Dunque direi che la filosofia è metafora del viaggio, come la letteratura, come tante discipline. Possiamo dire che è un viaggio intellettuale. È un viaggio intellettuale che però ha poi anche delle ricadute più che mai pratiche, perché non è vero che la filosofia non aiuti a vivere, perché se tu hai degli strumenti per capire la vita, puoi vivere un po' meglio, o almeno meno peggio. Se ritorniamo a cos'era, non si può arrivare a fine giornata mangiando un libro, che un qualche ministro dell'economia ha detto qualche tempo fa. Sì. E insomma, continuiamo. No, peggio, ministro della cultura. Dunque, ministro della cultura.
cultura. Ministro della cultura. Il ministro della cultura dovrebbe, anche se non ci crede, dovrebbe almeno mentire, perché si chiama ministro della cultura. Esatto. Ma invece io avrei ancora una domanda un po' simpatica, un po' leggera. Cosa vuol dire per i ragazzi avere un professore che è anche YouTuber? Cosa fanno? Si riguardano le lezioni a casa oppure dicono il mio professore è famoso? Cosa vuol dire? Allora, penso che loro non le riguardino tanto perché mi hanno già dal vivo. No, c'erano quelli che le riguardano. Oggi sto a casa e guardo il prof su YouTube. No, devo dire che sono molto affezionati, a volte sono orgogliosi, sì, perché chiaramente la visibilità, che poi è molto rapida, io lo racconto sempre a loro, ragazzi, non vivete per quello, però devo dire che sono molto affettuosi e lo viviamo con leggerezza e con divertimento. Sicuramente molto divertente quando uno è al liceo. Sì. In genere noi chiediamo alla fine delle interviste quali sono i modi per seguire eccetera eccetera, ma forse qua è quasi di troppo, basta cercare Barba Sofia credo su qualunque social. Matteo TikTok, Sordina, anche il più recente? Sì, sono anche su TikTok con delle pillole di filosofia, non è il mio social preferito perché è troppo veloce e la filosofia richiede tempo, sta andando abbastanza bene, però per me soprattutto le lezioni sono su YouTube, andate su YouTube o in libreria per i libri che ho scritto. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a Matteo Saudino. Arrivederci.